Buongiorno e ben ritrovati a Di Prima Mattina, siamo qui per iniziare un'altra settimana insieme con la rassegna stampa che apre gli spazi di informazione quotidiani della nostra emittente e poi il talk show, la seconda parte della trasmissione che quest'oggi come di consueto, come ogni lunedì sarà dedicato allo sport per analizzare e approfondire tutto ciò che è accaduto durante il weekend sui vari campi. Ovviamente ci concentreremo in modo particolare sul calcio, sul Teramo in particolare, ma non soltanto. Tutto questo dopo, nella seconda parte. Adesso partiamo subito con la rassegna stampa, andiamo subito a leggere quello che pubblica il quotidiano Il Centro con la prima pagina e l'apertura dedicata allo sport, una prima pagina come vedete ampiamente occupata dalle notizie sportive. L'apertura, come dicevo, è dedicata al calcio con la Lega Pro. Il Teramo risorge a suon di gol, 6 reti al Gubbio per sperare nella salvezza, ma i tifosi si spaccano. Sono tanti gli argomenti legati proprio alla situazione, all'attualità in casa Teramo e come detto lo faremo anche ampiamente dopo, nella seconda parte della nostra trasmissione. Nella fotonotizia centrale vediamo la grande impresa dei Roseto Sharks. Roseto fa festa nel derby, gli Sharks piegano il Chieti dopo due tempi supplementari, una vittoria importantissima nel derby abruzzese di Serie A2. Alla fine il punteggio recita 110-100 per Roseto, proprio dopo due tempi supplementari. Ma ci sono anche le altre notizie a trovare spazio in prima pagina. Nella colonna di destra vediamo una foto del sindaco Maurizio Brucchi che dichiara pronti a scendere ancora in piazza. Ovviamente il riferimento è al decreto terremoto e alle notizie, ai provvedimenti che verranno assunti dal Parlamento proprio in virtù del decreto e dunque andranno seguite tutte le evoluzioni. Poi gomme tagliate alle auto dei sub giugliesi, ipotesi ritorsione, una notizia di cronaca che arriva dalla costa. Nel taglio basso cresce la voglia di annullamento, matrimoni e tribunale ecclesiastico, il caso Abruzzo, tempi più celeri dopo la riforma voluta da Papa Francesco, mentre sempre un'altra notizia di cronaca che ritroveremo nelle pagine teramane, dal carcere giunge l'appello di Parolisi, voglio vedere mia figlia. Questa in a grandi linee la prima pagina del Centro che dedica il primo piano, come dicevamo poc'anzi, a questo approfondimento, a questa inchiesta sulle sentenze di annullamento dei matrimoni da parte del Tribunale Ecclesiastico. Se il matrimonio va in crisi, grazie a Dio ti lascio, questo il titolo dell'articolo. Così in Abruzzo aumentano le cause di annullamento del sacro vincolo. La diocesi di Chieti Vasto è quella in cui si registra il maggior numero di scioglimenti con 36 sentenze pronunciate. Poi ci sono tutti i numeri appunto che riassumono questo focus del Centro con i motivi di nullità, le cause, il numero delle cause concluse per diocesi. Ad esempio troviamo che in quella di Teramo Atri sono 24, parliamo del 2016, al terzo posto dopo Chieti Vasto a quota 36, Pescara Penne a quota 35. Dunque questo l'ampio primo piano dedicato dal Centro all'argomento. Noi proseguiamo, andiamo avanti con le altre notizie che troviamo sempre sul quotidiano regionale. Ad esempio eccoci alla pagina dedicata alla cronaca abruzzese, Scogliere fai da te, la regione ci ripensa, modificata l'ordinanza balneare 2017, barriere provvisorie nel rispetto delle norme sul demanio marittimo. Per le installazioni provvisorie si legge ancora consentite tra il 23 ottobre e il 4 marzo a tutela degli stabilimenti balneari, non basterà più la sola autorizzazione dei comuni interessati. Soddisfatta la stazione ornitologica abruzzese che aveva segnalato l'anomalia del testo precedente. Passo avanti rispetto all'iniziale deregulation. Dunque questo è l'argomento trattato dal Centro nelle cronache abruzzesi. Adesso andiamo subito invece ad occuparci del nostro territorio, della provincia di Teramo, iniziando con la situazione del post-sisma.
con il sindaco Brucchi che dice pronti a tornare in piazza. La marcia dei sindaci prevista per oggi non ci sarà. Vedremo cosa farà la Camera sul decreto, dichiara ancora il primo cittadino di Teramo, deve essere migliorato. Servono modifiche, dice ancora Brucchi, abbiamo bisogno di più soldi per coprire i danni e deve essere introdotta la zona di esenzione fiscale. E poi il capitolo europeo, perché domani il sindaco di Teramo sarà a Bruxelles proprio a riferire al Parlamento europeo la difficile situazione del territorio. Al Parlamento di Bruxelles chiederemo di poter attingere anche alle risorse del Fondo di Sviluppo Regionale. Queste dunque le dichiarazioni con cui il sindaco inaugura la settimana, una settimana decisiva proprio per quanto riguarda gli sviluppi del decreto sisma che proprio in questi giorni arriverà all'esame dell'aula di Montecitorio. A proposito ancora di decreto, continua la protesta dei sindaci di Basciano e Penna Sant'Andrea che dicono perché siamo stati esclusi dal cratere. Il primo cittadino di Basciano, Alessandro Frattaroli, torna sulla questione con una domanda retorica, in un certo senso, che vuole anche risposte concrete da parte del governo, delle istituzioni. Al suo fianco c'è anche il primo cittadino di Penna Sant'Andrea, Severino Serrani. Sono due dei comuni maggiormente colpiti dalla situazione, dall'emergenza, dalla doppia emergenza, terremoto e maltempo, esclusi però in maniera piuttosto inspiegabile dall'allargamento del cratere sismico. Andiamo avanti con le altre notizie, siamo alla cronaca nel taglio basso della pagina della cronaca di Teramo. Parolisi dal carcere, voglio vedere mia figlia, l'appello dell'ex caporal maggiore che sconta 20 anni per l'omicidio della moglie Melania Rea. Proseguiamo, altra cronaca dalla provincia di Teramo, truffa da 8.000 euro, condannato assicuratore 4 mesi all'uomo denunciato da una cliente che ha perso i suoi risparmi. La vittima, sono rimasta senza lavoro, ora quei soldi mi potevano aiutare. Incidente ieri nella serata a Silvi, scooter finisce contro una macchina, ferite due persone, due dunque in ospedale per l'incidente di cui parliamo, avvenuto come detto a Silvi. Altre notizie di cronaca da Alba Adriatica, nasconde cocaina nella borsa e cerca di scappare, arrestato, mentre a Martinsicuro condannato un barista che aggredì un vigile. Nel taglio basso, politica, a Giulianova convocato un incontro in vista dell'assemblea di Articolo 1, il nuovo movimento nato dalla scissione del Partito Democratico, un incontro convocato dal sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro, che viene dato proprio per molto vicino al nuovo Articolo 1 Movimento Democratici e Progressisti, questo è il nome completo del nuovo soggetto politico. E poi un intervento del forum H2O, il Ruzzo mostri le carte sull'inquinamento, si continua a parlare ancora del presunto sversamento di sostanze inquinanti dai laboratori del Gran Sasso che qualche tempo fa, mesi fa, sarebbe finito poi nella falda acquifera e dunque avrebbe contaminato l'acqua del Ruzzo. Ancora la cronaca, tagliate le gomme alle auto di un gruppo di subacquei giugliesi, atto vandalico durante un'immersione nel mare di Colonia, l'accusa delle vittime, insomma di quelli che hanno subito questo atto vandalico, è stata un'azione vigliacca dei pescatori abusivi. È tutto per quanto riguarda la cronaca di Teramo, saltiamo rapidamente le altre pagine del centro per andare subito ad occuparci di sport con l'ampia pagina sportiva pubblicata come ogni lunedì dal centro, che parte con le notizie riguardanti la Serie A, in particolare ovviamente il Pescara. Pescara senza orgoglio verso la B, un'altra prova scialba e l'Atalanta fa tris. Il tecnico Zeman alla fine dichiara tanti regali, non si può giocare così. In Lega Pro invece, come abbiamo visto anche dall'ampio spazio in prima pagina, dal titolo d'apertura, Teramo fa 6 gol al Gubbio, tifosi spaccati. Poi gli altri campionati, Serie D, l'Aquila alla riscossa, Vastese a picco e una crisi senza fine. In eccellenza, Nero Stellati Shop, il primo posto ora è a un punto,
In promozione invece per il Real Giulianova una passeggiata verso il trionfo. Andremo ovviamente ad approfondire tutte queste notizie tra poco all'interno delle pagine sportive del centro, partendo come detto proprio dalla Serie A. La cronaca di questo risultato, ennesimo risultato negativo per il Pescara a Bergamo contro l'Atalanta. Pescara ha battuto 3-0, svogliato e molle, addirittura disastroso nel titolo del centro, un calvario infinito, biancazzurri senza anima, primo tiro in porta al 44esimo della ripresa. Il Papu Gomez trascina l'Atalanta, Tris è quinto posto con l'Inter. Ovviamente ormai quasi rassegnato anche Zeman, così è dura, ci facciamo gol da soli, il tecnico deluso per la quarta sconfitta di fila. La prima rete di Gomez è un regalo, poi la squadra non ha saputo reagire, abbiamo limiti tecnici e mentali evidenti. Dunque il tecnico probabilmente inizierà già a pensare al prossimo anno. Per quanto riguarda il campionato di Lega Pro, goleada a sorpresa, Teramo Troppagrazia fa 6 gol al Gubbio e guadagna sulle rivali. Partita chiusa al 33esimo con il gol del 3-0 e gli Umbri ridotti in 10. Lasciato l'ultimo posto, la salvezza diretta torna a 3 punti. Decisive la doppietta dello stopper Caidi e le amnesie degli ospiti. Sono piaciuti lo spirito della squadra e il 4-4-2 scelto da Ugolotti. Questa l'estrema sintesi del match, con la foto principale dedicata a Marco Sansovini, che ha anche fallito un rigore oltre ad aver realizzato il primo tiro dal dischetto. Vediamo anche rapidamente le pagelle dei biancorossi, brillano Spighi e Di Paolo Antonio sulle fasce, effettivamente due dei migliori in campo, sicuramente Spighi insieme a Caidi, 7,5 le pagelle del centro, sono stati i migliori del Teramo, seguiti da Di Paolo Antonio e Speranza, che si sono guadagnati un bel 7, ma tutti ovviamente positivi i voti dei giocatori del Teramo per questa larghissima vittoria per 6-0 sul Gubbio, che già all'andata era stato punito con 5 gol dai biancorossi, dunque vittima prediletta da parte del Teramo. Poi il post partita, perché c'è molto da raccontare anche per ciò che è avvenuto, diciamo, fuori dal campo. Tutti in silenzio stampa e poi la pizza a casa del presidente. Il presidente Campitelli assente ieri alla partita dopo ciò che era avvenuto sabato mattina, l'irruzione con tanto di aggressione anche da parte di un gruppo di tifosi durante l'allenamento, la rifinitura all'acqua viva della squadra, presi di mira proprio il presidente Campitelli, il direttore generale Scacchioli. Ieri Campitelli appunto assente alla partita, la squadra a fine gara è andata a trovarlo per festeggiare insieme. E poi, come riporta ancora questo box, questo richiamino dell'articolo, al fischio finale i giocatori non hanno salutato la curva proprio per manifestare il proprio dissenso, la propria posizione assolutamente contraria agli episodi di violenza avvenuti sabato e che hanno avuto proprio come vittime anche gli stessi giocatori che erano stati tenuti a rapporto dagli ultra che avevano interrotto l'allenamento. E dunque ieri non c'è stato il consueto saluto dei giocatori alla curva, una situazione che ha generato una vera e propria spaccatura tra i tifosi. Se ne parla in quest'altro articolo, tifoseria spaccata tra pro e contro Campitelli, gli ultra lo contestano per il ritorno di Giuseppe, la tribuna lo difende fischiando i cori. In effetti per tutta la durata della gara c'è stato questo botta e risposta tra curva con cori di contestazione nei confronti di Campitelli e di Giuseppe e tribuna che copriva di fischi e di dissenso ovviamente la presa di posizione della tifoseria più intransigente. Dunque questo è un po' il clima che si respira attorno al Teramo, che ieri è tornato comunque a vincere in maniera molto netta e soprattutto importante per la classifica. Come detto, ne parleremo ampiamente anche nella seconda parte della nostra trasmissione. Adesso andiamo a concludere, andiamo avanti con la rassegna stampa. Il campionato di Serie D, l'Aquila torna a vincere e vede i playoff, 3 punti preziosi a Sansepolcro con la squadra che chiude la gara in 9 per le espulsioni di Arboleda e Noman. Siamo ovviamente nel girone G di Serie D, l'altra gara, Avezzano KO recrimina per un rigore
non dato. Marsicani sotto di 3 gol in casa col Trestina, poi sfiorano la rimonta. Nell'altro girone invece, il girone F, rabbia Vastese. Biancorossi ancora KO, 3 punti in 5 gare, sconfitta in casa dal Romagna Centro. Rigore decisivo a 4 minuti dalla fine. Tante le proteste della società, il presidente Bolami contesta l'arbitraggio. Fine partita infuocato. Favo, il tecnico, parla di episodi sfavorevoli. Paghiamo caro per le nostre disattenzioni. Sabato invece c'era stato l'anticipo al Bonolis con il derby terminato 1-1 tra San Nicolò e Pineto. Per il San Nicolò un'occasione persa, il pari in extremis limita i danni, ma il secondo posto sfuma. Poteva essere una giornata favorevole visto il pari anche della Vispesa per la sconfitta del Matelica sul campo della Fermana. Tra l'altro Fermana che praticamente è ad un passo dalla promozione in Lega Pro. Tanti risultati importanti anche nel torneo di eccellenza. Martinsicuro KO ma resta primo. La capolista cade a Pratola con i Nero Stellati che volano al secondo posto ad un solo punto dalla vetta. Adriatici storditi dal gol di Verrocchi dopo 2 minuti, poi una doppietta di Cicconi completa l'opera. Non ne ha approfittato il Paterno che era secondo a meno 3 dalla vetta perché è stato sconfitto 3-2 dal San Buceto che si conferma un castiga grandi, una doppietta di Maraschio piega il Paterno che adesso è scivolato al terzo posto, scavalcato proprio dai Nero Stellati. L'altra partita di cartello della giornata era Penne Angolana. Penne in lotta per la salvezza, Angolana invece in piena zona playoff, è finita 1-1 e il Penne adesso vede la salvezza diretta ad un passo mentre l'Angolana spreca. Situazione davvero molto incerta nel campionato di eccellenza sia per quanto riguarda la vetta sia per la coda della classifica. A proposito di coda, due gli scontri diretti in programma ieri. Acquestapone Morro d'Oro 2-0, l'Acquestapone torna a vincere e affonda il Morro d'Oro, mentre la Miternina cala il Tris contro il Miglianico e fa un balzo verso la salvezza. 3-1 il finale. Giornata invece negativa per la Virtus Teramo che perde 2-0 ad Alba Adriatica. Per i padroni di casa un risultato che li porta nuovamente a vedere i playoff, mentre la Virtus Teramo rivede, come dire, la retrocessione diretta in quanto la zona playout si allontana nuovamente a 4 punti, complice, come vediamo in quest'altro articolo, la vittoria del Montorio che batte 2-0 il Capistrello con una doppietta di Ridolfi che riaccende le speranze del Montorio. Dunque boccata d'ossigeno per i gialloneri e nuovamente, come dicevamo prima, 4 punti di vantaggio sull'ultimo posto occupato dalla Virtus Teramo. Questo il quadro generale del campionato di eccellenza. Andiamo invece a leggere la pagina dedicata al girone A di promozione, dove la notizia, non notizia, potremmo così definirla, è il 5-0 del Real Giulianova ai danni del Balzorano, che è già matematicamente retrocesso, mentre per il Giulianova ormai l'eccellenza è vicinissima, perché i giuliesi domenica con una vittoria possono già festeggiare la promozione matematica. Dunque praticamente si attende soltanto l'esito ufficiale, formale, del ritorno in eccellenza del Real Giulianova. Gli altri risultati: Morelli Sciupa solo un punto per il Celano che frena anche contro l'Alba Montaurei 0-0, così come, sempre nella colonna di sinistra leggete, ecco qui il titolo, frena nuovamente anche la Torrese, bloccata 1-1 dal Mosciano e l'addio praticamente certo al primo posto per la formazione di mister Maiorani. Tra gli altri risultati, Torre Gol festa del San Benedetto che espugna Tossicia 1-0, vittoria a fatica 3-2 del Notaresco sul Controguerra con playoff più vicini, vittoria del Mutignano 2-1 sul Fontanelle, con dunque il Mutignano che torna a ruggire e si avvicina alla salvezza, sconfitta invece del Ponte Vomano 2-0 sul campo del Luco, terzo in classifica e più vicino alla Torrese.
Poi le squadre vibratiane, Nuova Sant'Egidiese Cologna 1-1 per la Nuova Sant' beffa allo scadere, mentre perde dopo una lunga striscia di vittorie e di risultati positivi il Sant'Omero, che viene battuto in rimonta dagli aquilani del San Gregorio. Dunque questo è il quadro generale di ciò che è avvenuto nel girone A di promozione, con, lo ricordiamo, il Real Giulianova praticamente vicinissimo alla promozione diretta in eccellenza. Uno sguardo rapido al titolo dedicato al campionato di prima categoria, girone D, piano della lente da urlo, 6 gol al Cellino. Il Castelnuovo batte il Torricella e resta in scia, invece l'Alba Tortoreto frena la Rosetana, che perde ancora terreno dalla capolista Piano della Lente, che sta mettendo mattoncino dopo mattoncino, insomma, un distacco importante verso una promozione storica nel campionato di promozione. Questo il quadro del girone D di prima categoria. Stiamo vedendo proprio in questo momento il titolo dedicato al torneo. Adesso ci spostiamo nelle pagine che si occupano invece del basket, per dare ampio risalto al derby abruzzese del campionato di serie A2. Chieti sciupa il derby al Roseto. Roger avanti per gran parte della gara, ma gli Sharks si svegliano e vincono dopo 2 supplementari con un punteggio altissimo, 110-100 per la squadra di coach di Paolo Antonio, che dunque fa un ulteriore passo concreto verso la conquista dei playoff, mentre per Chieti è ancora lunga la strada per arrivare alla salvezza. Dunque grande spettacolo anche di pubblico, con 2.400 spettatori al Pala Tricalle, ben 600 i tifosi giunti da Chieti, lo vedete anche in questa bella foto a fine gara con la squadra degli Sharks, che va proprio a salutare i propri tifosi, numerosissimi al Pala Tricalle. E nel post partita le impressioni di Fulz e Amoroso, che esultano, bravi a crederci fino alla fine. Il capitano degli Sharks dedica la vittoria ai tifosi, sembrava di giocare in casa. L'ala guarda al futuro, ce l'abbiamo messa tutta, ora testa la Fortitudo. Prossimo avversario in casa al Pala Maggetti, altro scontro diretto per i playoff. Per quanto riguarda invece la situazione in casa Chieti, delusione Bartocci, perdere così fa male. L'allenatore dei teatini bacchetta De Cosi, mi aspettavo che facesse di più. Sempre per il basket andiamo a vedere in conclusione quello che è avvenuto nel girone D di Serie B, con l'Amatori Pescara che vince trascinata da Valentini. I pescaresi rompono la serie negativa di sconfitte contro l'Isernia, ottima la difesa, doppio infortunio tra gli ospiti. Invece perde in casa il Giulianova contro una delle big del torneo, Bisceglie. Giulianova paga gli errori al tiro, la spuntano i pugliesi, i giallorossi partono bene, poi blackout in attacco nel finale. E questa sera in posticipo c'è il derby abruzzese tra Weir Ortona e Campli. Per i farnesi l'occasione di rimanere a contatto con il secondo posto. Nel girone C invece non ha giocato la Meta Teramo, perché aveva già anticipato la gara della 24esima giornata. Qui vedete nello specchietto tutti gli altri risultati. Teramo che adesso è a meno 4 dalla zona playoff, con una gara però in meno, una gara da recuperare che sarà disputata mercoledì a Roma contro la Stella Azzurra. In chiusura la C-Silver, la fase orologio, penultima giornata, ormai quindi vicina alla definizione, la griglia playoff. L'Airino spadroneggia, Silvi batte Mociano, Magic Chieti, colpo a Teramo contro il basketball, mentre un altro colpo l'ha fatto l'altra squadra teramana, la Terama Spicchi, che è andata a vincere sul campo della vice capolista Nuovo Basket Aquilano. E il quarto posto è questione proprio teramana, con la battaglia tra Basketball Teramo e Terama Spicchi, che si risolverà proprio nel prossimo turno con il derby proprio tra queste due squadre. Dunque chiusura di stagione, di campionato davvero emozionante. Questo è tutto dunque per il centro, per quanto riguarda la rassegna stampa sulle pagine del quotidiano regionale. Andiamo a chiudere rapidamente con uno sguardo ai siti, partiamo da ml.it, anche in questo caso apertura dedicata al calcio. La contestazione mette le ali al Teramo, che chiude il secondo set contro il Gubbio 6-0.
I biancorossi sfoderano una prestazione dove non esiste l'avversario. Caidi si scopre bomber e Sansovini si permette anche di sbagliare un secondo rigore. Corri dalla curva che riceve fischi dalla tribuna, ma su Di Giuseppe tifosi concordi. Poi la cronaca, altre notizie di cronaca rapidamente dalla home page, ad esempio questa che arriva dal territorio: fugge alla vista dei carabinieri, in borsa aveva un etto di cocaina. Trentenne albanese bloccato in campagna dai militari del reparto operativo di Teramo. Andiamo anche a vedere la home page di City Rumors, giusto per segnalare che anche City Rumors dedica ampio spazio in apertura allo sport, in questo caso però al basket, con il derby di A2. Solito derby al Cardiopalma, vince Roseto dopo due supplementari. Ampio articolo con foto e video all'interno della importante vittoria della visitroseto.it contro la Proger Chieti, 110-100. Questa dunque la scelta di City Rumors sulla propria homepage, con la quale chiudiamo questa rassegna stampa per prenderci un attimo di pausa e poi tornare subito dopo insieme con la seconda parte della nostra trasmissione. A tra poco.